Bentornati su No Mamma Ammazzo, o benvenuti se è la prima volta che approdate sul mio canale YouTube. Oggi, ovviamente, come avete intuito dalla copertina di questo video, parleremo di Dylan Dog Color Fest, ma voglio anche approfittare, prima di iniziare, per dare il benvenuto ufficiale su YouTube alla nuova curatrice di Dylan Dog, Barbara Baraldi, scrittrice, sceneggiatrice, storica ormai di Dylan Dog. Credo tutte le storie che ho letto della Baraldi le ho sempre apprezzate parecchio, se non ricordo male, forse solo una, quella dopo il ciclo 666, magari non mi aveva proprio particolarmente entusiasmato, ma di base sono parecchio in linea con il suo stile di scrittura su Dylan Dog, e quindi sono davvero felice, sono davvero entusiasta di questa scelta e sono davvero in hype per quello che succederà su Dylan Dog. Sono sicuro che potremmo tornare ad assaporare magari delle storie un po' più intimiste, dove l'orrore è sempre lì in agguato, ma è magari più interno, più intimo che non all'esterno. Almeno io mi aspetto questo. Ovviamente sono pronto a tutto. Io ho apprezzato comunque anche la curatela, di Recchioni, che ha apportato delle novità che sono piaciute ad alcuni, non piaciute per nulla ad altri, osteggiate a priori da altrettanti, e sono sicuro che invece con la Baraldi, in un modo o nell'altro, si andrà incontro a una nuova era di Dylan Dog, ma allo stesso tempo si ritorni al cuore dell'indagatore dell'incubo. Quindi di nuovo benvenuta Barbara Baraldi, e ora cominciamo con Dylan Dog Color Fest numero 45, Luci ed Ombre. Superman. Dylan Dog Color Fest numero 45, con il sottotitolo Luci ed Ombre, e comprende non una, ma tre storie inedite complete, come a volte capita nel Color Fest. A volte capita che ci sono delle storie intere da 96 pagine, esattamente come nella serie regolare, altre volte invece ci sono delle storie brevi, ma questa è forse la prima volta, correggetemi se sbaglio, che ci sono sì tre storie da tre sceneggiatori diversi, ma che sono disegnate tutte e tre dallo stesso disegnatore. Inizio un po' a fare l'elenco degli autori. Innanzitutto si parte con Qualcosa di Rosso, dove la sceneggiatura è di Marco Nucci. Poi c'è Rossa è la Terra, dove la sceneggiatura è di Federico Rossi e Drighi, e Rosso Dispera, dove la sceneggiatura è di Diego Caielli. Tutte e tre queste opere sono disegnate però da Francesco Dossena, che, come Recchioni stesso ci dice nel suo editoriale, non appena lo hanno conosciuto, questo disegnatore, hanno subito capito che era perfetto per Dylan Dog. Lo hanno usato anche in alcuni punti, in alcune tavole, non tutto, del ciclo 666, e ora gli hanno dato un intero Color Fest. E devo dire che questa scelta è quantomeno azzeccata, anche perché Francesco Dossena ci dà proprio ci mostra quanto, sono parole di Recchioni, ma io le voglio dire anche io perché le condivido, cioè Recchioni ce le ha fatte notare e io le ho notate. In base appunto alla storia, al ritmo della storia, lo stile anche proprio di disegno cambia leggermente, non tantissimo, ma leggermente, anche la colorazione cambia leggermente in base appunto a quello che si vuole raccontare, ed è una cosa che dà molto credito al disegnatore, è una cosa che ho apprezzato molto, e spero di vedere di nuovo Francesco Dossena ai disegni, nella serie regolare, ma perché no, anche in altri Color Fest, perché l'ho apprezzato molto con il colore. Apro e chiudo una parentesi, mi piace molto quello che ha fatto Recchioni, soprattutto dal punto di vista dell'investimento in nuovi disegnatori, in sperimentazioni anche a livello di disegno, oltre che di storia, proprio a livello di curatela. Ed è una cosa che, francamente, spero non. Questa cosa spero che venga confermata dalla Baraldi. Non voglio che si torni nella staticità da questo punto di vista. Magari si può tornare al classico con le storie, ma questa cosa che ha fatto Recchioni, soprattutto sul Color Fest, è stata una delle
delle sue scelte migliori di curatela e spero proprio che si continui da questo punto di vista a investire in nuovi disegnatori. E ora andiamo a parlare delle tre storie. Iniziamo con... Anzi, voglio fare prima un discorso generale. In questo numero ci sono tre storie. Nella prima, Qualcosa di rosso, ho trovato il classico orrore puro, ma non è priva di un grosso difetto, a parer mio, a mio gusto di lettore, che non me l'ha fatta apprezzare completamente. Alla luce anche del fatto che invece nelle altre due storie ho trovato una seconda chiave di lettura che mi ha colpito molto, mi ha colpito dentro, che come sapete tutti se seguite il mio canale è un po' quello che io cerco da Dylan Dog, ovvero una seconda chiave di lettura che parli dell'orrore del quotidiano, almeno è un po' questo che mi aspetto da Dylan Dog. Poi ovvio che non tutte le storie devono essere così, ovviamente non tutte le storie devono essere così nel Color Fest, che in realtà ha più un obiettivo diverso dalla serie regolare, ma quando accade, cioè quando nel Color Fest, che è la mia testata preferita, trovo anche questa seconda chiave di lettura più approfondita, nasce proprio un matrimonio tra me e il numero che ho tra le mani. E questo è il caso della seconda e della terza storia, che trattano due temi diversi, dove ci si può vagamente rispecchiare. Io non mi rispecchio in prima persona in alcune cose, in altre sì, ma in generale li ho apprezzate tantissimo, al punto che mi sono sentito anche di consigliarlo a degli amici che non leggono Dylan Dog, che è una cosa che non faccio spesso, proprio perché quando la faccio voglio che sia sincera, e in questo caso è successo. Come dicevo, nella prima storia, Qualcosa di rosso, c'è una griglia molto classica, ma che non ha per nulla il sapore di vecchio, di vecchio stile. L'interno dei disegni, l'interno delle vignette, i disegni di Dossena sono davvero particolari e moderni, e si gioca molto appunto sul colore, cosa non si sarebbe potuto fare nella serie regolare in un numero in bianco e nero, una cosa del genere, perché appunto si gioca proprio con gli elementi di rosso che vanno a contribuire alla narrazione. Quello che però a me non è piaciuto è che la storia, che dura, ve lo dico subito, una trentina comunque di pagine, dato che si parla di tre storie, dura 34 pagine, ho intuito il finale, ma finisce lì, cioè il finale è tronco, è monco, è troncato lì, probabilmente per fare anche proprio spazio alle altre due storie, ed è una cosa che mi è davvero dispiaciuta, perché era una storia che si stava facendo molto interessante. Io avrei voluto molto di più di questa storia, avrei voluto se non 96 pagine, quantomeno il doppio, quantomeno un 66 pagine della prima storia. Così purtroppo la storia, che comunque ho potuto vagamente intuire, davvero mi è sembrata spezzata a metà. Ho apprezzato tantissimo, non so se è voluta, una citazione al film Della morte dell'amore, ovvero quando Dylan Dog arriva con il maggiolone alla fine del ponte che rende isolata la città, che nel film è la città di Boffalora. Qua Dylan semplicemente torna indietro perché il ponte non finisce, è crollato. E comunque fatemi sapere, anche il disegnatore o lo sceneggiatore, fatemi sapere se questa è una citazione voluta. È stata molto apprezzata in tal caso. Per quanto riguarda invece Rossa è la terra, se non avete ancora intuito da tutto ciò, il tema comune di queste tre storie è appunto il rosso. Il titolo stesso della mia miniatura, Dylan Dog Rosso, vuole anche citare un pochino quelle opere Marvel come sono state Hulk Grigio o Spider-Man Blu. In questo caso è Dylan Dog Rosso per me, cioè una serie di racconti anche abbastanza intimi su argomenti delicati che Dylan è in grado di trattare. Nella seconda storia, appunto, si trattano due argomenti. Una è l'elaborazione del lutto da parte di questo ex cognato, chiamiamolo, di Dylan Dog,
ma anche di Dylan Dog stesso, l'elaborazione del lutto di un amore passato, o meglio, scusate, mi esprimo meglio, l'elaborazione del lutto vero e proprio di una persona che è venuta a mancare, che è stato un amore passato di Dylan Dog, quindi non l'elaborazione di una rottura, ma proprio di una morte. Però sappiamo che Dylan Dog riesce anche a trascendere la morte e in un certo senso l'autore riesce a parlarci sia dell'elaborazione del lutto di una morte, sia dell'elaborazione del lutto dopo una rottura con una persona. E vediamo in un certo senso un Dylan Dog che non riesce a lasciare andare la sua ex fidanzata, fondamentalmente, non riesce a gestire una vita senza di lei. Questa cosa può essere letta sia nella chiave di lettura del lutto vero e proprio, sia nella chiave di lettura della rottura di una storia. Appunto, Dylan riesce a trovare questo connubio fino a che non viene poi definito da Groucho e da Bloch, o comunque dalla versione immaginaria di Groucho e Bloch nella mente di Dylan, viene definito un vero e proprio stalker di questa sua ex ragazza. E a quel punto Dylan si sveglia, in un certo senso apre gli occhi e si rende conto di di quello che stava diventando, di quanto l'amore, che ormai era solo unidirezionale per questa persona, stava rovinando la persona stessa, perché appunto nella finzione narrativa il suo attaccamento a questa persona che è venuta a mancare non riusciva a far andar via la persona, diciamo, nel regno dei morti. Mi è piaciuta anche tantissimo la rivisitazione sul fatto che appunto solitamente si pensa che i fantasmi siano sulla terra perché abbiano delle faccende in sospeso. Qua invece ci mostrano come in realtà i fantasmi sono sulla terra perché sono i vivi che li trattengono, perché sono i vivi che non riescono a lasciarli andare. Su questa chiave di lettura io farei una serie completa, una serie intera. Non basta un numero per toccare questo tema. È fantastico e l'ho adorato tantissimo. Mi è piaciuto appunto che sia riuscito a trattare questo tema, sia il tema del lutto, ma anche il tema un po' di riuscire ad andare avanti dopo un evento tragico, che appunto può essere di qualunque tipo. E infine andiamo nell'ultima storia, Rosso di Spera, gioco di parole che io da bravo Groucho fan adoro, che parla appunto di una ragazza, e tutto dal punto di vista di una ragazza, giustamente perché noi sentiamo un po' le voci nella testa di questa ragazza, la voce nella testa di questa ragazza, che è rappresentata da questo polipo o polpo, scusate, scusate la pronuncia, che si avvinghia un pochino alle spalle, rappresenta sia il peso sulle spalle, sia qualcosa che non si riesce a staccare, no? Perché le ventose del polipo sono davvero difficili da staccare, ma avrei anche gradito vedere la famosa scimmia, no? Che si ha sulle spalle. Però, dato che la scimmia poi può indicare anche altre cose che non sono in realtà l'argomento trattato, il polpo è anche più schifosetto da vedere, quindi ci sta che rappresenti qualcosa di negativo. E in questo caso rappresenta uno stato di depressione della protagonista. E il polpo è la depressione, la sindrome dell'impostore, la scarsa autostima, la dismorfofobia. Quindi questa ragazza si vede più brutta di quello che è, si vede più inutile, si vede, come si dice, inferiore rispetto a tutti gli altri, e queste sono tutte voci nella testa che sono raffigurate in questa storia da questo mostro, da questo polpo che continua a sussurrare. Vediamo che questo stato di depressione si affievolisce quando finalmente la protagonista incontra Dylan, e vediamo anche tutta la resistenza che ha questa ragazza, perché appunto ha queste voci nella testa, nell'accogliere qualcosa nella sua vita che può renderla felice, ed è davvero illuminante per una persona che, come me, che non ha passato questa cosa, comprendere meglio attraverso anche il media fumetto, cos'è questa malattia, questa sensazione, non so come definirla, scusatemi, e vediamo proprio appunto, c'è anche quest'altro gioco grafico molto interessante, di come questi polipetti diventino più grandi, quanto
quanto riescono a affossare il loro ospite. Vediamo che appunto questo polipetto, mentre c'è Dylan Dog nella vita di questa ragazza, invece si sta rimpicciolendo, perché proprio Dylan sta aiutando la ragazza a stare meglio. Mi è piaciuto un sacco sia il dialogo finale, quindi quando Dylan Dog vede, sia il dialogo finale, sia il fatto che Dylan Dog, siccome Dylan Dog non è un protagonista qualsiasi, riesca a vedere il mostro, riesca a combatterlo in questa allegoria fantastica dove riesce a scacciarlo, ma allo stesso tempo mi è piaciuto appunto il dialogo finale, che fa capire che non è che perché Dylan è l'eroe della storia allora riesce con una lotta fisica a scacciare la depressione. Lei semplicemente, la ragazza dice, se n'è andato per sempre, e Dylan, con tutta la sincerità del mondo, dice, non lo so, forse no. Potrebbe tornare, perché è una cosa che può sempre tornare. Non, la storia finisce con un lieto fine in un fumetto, ma nella vita reale sappiamo che le cose brutte vanno via ma poi ritornano. Dylan Dog semplicemente si limita a dire, quando la ragazza gli chiede, allora ti va di rimanere qui, ho paura che possa tornare, e Dylan dice, non vado via, starò con te per tutto il tempo che serve, che è forse il modo migliore per supportare una persona in questo, diciamo, in questo stadio, in questo stato, una persona che sta affrontando questo polpo, ecco, per tornare su un'analogia. Mi piace questa tavola finale, totalmente a sé, totalmente gratuita, che poteva anche non esserci, però in un certo senso arricchisce la storia e gli dà un sapore proprio sclaviano, ovvero il polpo più grande, quello che, con cui si consulta all'inizio della storia, il polpo della protagonista, che su un palco da stand-up comedian dice la fantastica battuta sulla depressione che noi sentiamo per la prima volta in Watchmen. È Rorschach che la racconta per la prima volta, e qua viene riproposta, e devo dire che calza davvero a pennello. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Color Fest, fatemi sapere qual è la storia che avete preferito, fatemi sapere se avete notato queste chiavi di lettura, se vi sono servite queste chiavi di lettura, se questo tipo di storie può aiutarvi, o comunque può essere consigliato a dei vostri amici che magari leggendo queste storie possono sentirsi meglio. E se Dylan Dog riesce in questo, ragazzi, io credo che sia vinto su tutta la linea. Se si tiene questa linea, Dylan Dog magari resterà di nicchia, non sarà più il fenomeno degli anni 90, ma sarà un fumetto che continuerà, diciamo, a fare parte della nostra vita, a guidarci, in un certo senso ad alleggerirci, così come Dylan ha fatto nell'ultima storia. Grazie ancora per avermi seguito fino alla fine del video. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.